Stand Mercedes-Benz, tante novità e tre World Premier, tre prime mondiali. Abbiamo pensato, appunto, in base al numero delle novità, di suddividere il nostro intervento qui nello stand Mercedes in due parti. Parleremo prima, diciamo così, di un prodotto un pochino più prêt-à-porter, concedetemi il termine, e poi parleremo del mondo dell'elettrificazione. Con me Eugenio Blasetti per parlare di questa mondiale che riguarda CLA, una vettura davvero molto particolare che vi ha dato grandi soddisfazioni. Sì, perché pensate che questa vettura ha un 50% di conquista, quindi la metà dei suoi clienti sono clienti nuovi per Mercedes, ma soprattutto il 75% di questi clienti poi rimane in Mercedes e quindi cresce, va su altre automobili, quindi per noi è fondamentale. Di che si tratta la CLA? La CLA non è altro che la reinterpretazione in chiave sportiva, più moderna e più giovanile, di due macchine che sono le berline e le station wagon in versione coupé. Quindi la CLA l'abbiamo già lanciata, 4,80 m, una macchina strepitosa dal punto di vista del look e dal punto di vista delle prestazioni, perché si guida in maniera meravigliosa e sportiva. Ha un attacco a 33.000 euro e qui al Salone di Ginevra fa il suo debutto anche la variante Station Wagon, che noi chiamiamo Shooting Brake. E questa reinterpreta in maniera assolutamente sportiva quello che è la parte posteriore delle station wagon, rendendola molto sinuosa e molto rastremata. Noi abbiamo visto anche su altri modelli della vostra gamma tanta tecnologia debuttare. Quanta tecnologia dobbiamo trovarsi, aspettarci anche su CLA? Beh, tanta, naturalmente l'MBUX e lei Mercedes fa il suo debutto, quindi il concetto nuovo della connettività, quindi la macchina è sempre connessa, ma è semplice, diciamo, parlare con questa tecnologia, quindi tu ci parli, la sfiori o addirittura anche con i gesti interpreta quello che vuoi fare. È una rivoluzione, è il nuovo modo di interpretare la tecnologia in modo semplice, nel modo in cui praticamente può semplificare la nostra vita. E un'altra rivoluzione l'avete iniziata su un segmento diverso, adesso mi riferisco a GLC, un altro modello che vi ha dato grande soddisfazione. Sì, GLC è il SUV più venduto di Mercedes, ne abbiamo vendute 1,5 milioni sin dalla sua nascita. Beh, in questo momento fa il suo debutto la nuova generazione, che si rinnova nel look, nel design del frontale e della parte posteriore, ma soprattutto sotto pelle cambia tanto la macchina, motori completamente nuovi, arriverà un ibrido plug-in con un'autonomia in solo elettrico molto molto ampia, e anche all'interno la tecnologia fa il suo debutto lei Mercedes, quindi si parla anche con la GLC.